rabbia. Non conoscere il sistema adattivo di questa emozione potrebbe portare a conseguenze gravi. Scopriamo come evitarle. Delle 7 emozioni universali, studiate per decenni da Paul Ekman, felicità, disprezzo, tristezza, paura, disgusto, sorpresa, la rabbia è indubbiamente l'emozione più interessante, a mio parere. Dal latino ad gredior, andare contro. Colui che va contro è perché nella sua rabbia nasconde un malessere e non ha altri mezzi per comunicarlo. Ogni volta che in sessione di coaching un mio cliente si esprime con rabbia, descrivendo un momento particolare della sua vita appena vissuto, rimango in ascolto e osservo come comunica il suo verbale, le parole che dice, ed il suo paraverbale, i movimenti del corpo sulle parole che dice. Sono Gianvito, sono il consulente per lo sviluppo emotivo e personale, Life & Parental Coach, sostieni il canale con un mi piace e i miei video divulgativi. Ma andiamo avanti. Quando il cliente ha smesso di comunicarmi il suo malessere, arriva il momento cruciale, quel momento di silenzio che obbligatoriamente deve essere rispettato, perché è lì dove la tempesta trova la sua quiete e quello spazio va rispettato anche per molti minuti. Passati i quali basta porre una semplice domanda. Come posso aiutarti? Stop, niente altro. Ma prima di andare avanti, facciamo 2 passi indietro per capire bene questa emozione e cerchiamo di capire se uno di questi meccanismi adattivi ti appartiene. Stai sereno, siamo io e te, quindi rimane un segreto tra noi due, ok? Chi è generalmente arrabbiato? 1. Colui che riesce a realizzare i propri desideri, ma spesso lo fa a spese degli altri. Di conseguenza, fanno terra bruciata intorno a loro. 2. La persona arrabbiata tende a imporsi in continuazione e non ammette mai di avere torto. 3. Con il suo atteggiamento, la persona arrabbiata mette a disagio gli altri, spesso offendendoli. 4. La persona arrabbiata cerca di risolvere situazioni problematiche con violenza verbale e fisica. Ma c'è sempre un ma. Può la rabbia tornarci utile? E in quali situazioni l'aggressività tutela i nostri diritti? Pensaci. Ci hai pensato? Te lo dico io. Quando dall'altra parte l'arroganza vuole farci passare per degli idioti. Quindi, se conosci la rabbia, in quell'andare verso l'altro per chiedere aiuto inconsciamente o consciamente, quella rabbia si trasforma in energia a sostegno delle proprie idee. In quest'ultimo caso però devi conoscere alcune regole della comunicazione eccellente che fanno parte del mio percorso di coaching sulla rinascita eccellente e del cambiamento che la persona vuole avere nella sua vita personale e professionale. Numero 1. Parole giuste nel giusto ordine, perché parole giuste nell'ordine sbagliato possono creare molteplici danni. 2. Prima di parlare, fermati, pensa e poi parla. 3. Le parole, come diceva Alda Merini, sono atti di responsabilità. Misurale. 4. Qualsiasi cosa tu voglia dire per difendere i tuoi diritti, coccola con amore la tua rabbia e lasciala esprimere con un tono pacato della tua voce. 5. Per ultimo, la regola delle 12 P. Prima pensa, poi parla, perché parole poco pensate potrebbero produrre parecchie puttanate. Molte di queste info le trovi sul mio romanzo La rinascita ribelle, pubblicato su Amazon, dove l'emozione della rabbia è una dei protagonisti principali del viaggio dell'eroe alla ricerca della sua rinascita ribelle. E tu? Cosa aspetti a rinascere ribelle? Ti aspetto per una call gratuita qualora tu sia pronto per fare il tuo percorso di coaching. Un saluto da Gianvito, il tuo artigiano di emozioni.